Quanti anni sono che regali al tuo pubblico questa notte di Natale? Beh, allora, io sicuramente regalerò insomma, un concerto di Natale al mio pubblico, sono anche loro che mi regalano, perché giustamente poterlo, mi è sempre piaciuto farlo. Lo si fa quando hai insomma, un pubblico di persone Che ti che ti segue. segue, certo. Quindi questo è il settimo concerto di Natale, dal 2012 a oggi. Cioè, cosa No, rappresenta beh, mi è sempre per piaciuto il te? Natale, poi la musica natalizia, la musica gospel, è sempre stata la mia preferita. Brani di Natale, riarrangiarli, il coro, la musica dal vivo, ecco, tutto un insieme di cose che mi hanno portato poi a fare il primo concerto di Natale nel 2012 e da lì tutti gli anni, ogni anno abbiamo iniziato proprio in questa sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Poi negli anni siamo anche spostati nell'altra sala, nella Petrassi, quella un po' più piccolina, però adesso questo è già il secondo anno consecutivo, Che sei qui sì, che sono qui, sono nella sala tornato, più sì, grande. nella sala. E quest'anno c'è anche un anniversario, sono 10 anni, diciamo, della tua carriera, quindi Sì. riveste in particolar modo un Sì, significato. vada, ogni concerto di Natale ha sempre avuto un tema. Quest'anno il tema sono i 10 anni di carriera e il Natale, ovviamente. E quindi ripercorrerò un po' le tappe salienti di questi 10 anni. L'anno scorso, per esempio, era tutto Disney. Disney e Natale. Quest'anno invece è tutto incentrato abbastanza sulla mia musica e poi ovviamente sulla musica natalizia. Come sono stati questi 10 anni, se dovessi Beh, sono tracciare? stati tra alti e bassi, e poi comunque anche i bassi erano comunque periodi buoni, però insomma periodi dove eri veramente in auge, altri meno, cioè è un po' la normalità di Vabbè, chi fa un normale. lavoro che non sia un lavoro ecco, d'ufficio o a contratto a tempo indeterminato. Se dovessi focalizzare alcuni punti della tua carriera più importanti e emozionanti per te, quali sarebbero di questi 10 anni? Beh. Ma a partire da Amici, passando per Sanremo, poi Tale e Quale, la stessa anche Isola, ecco, sono stati, poi logico, per Isola intendiamo non carriera musicale, però comunque anche la televisione ha sempre fatto parte di questi, sempre stata ecco, questi 10 anni accanto al passo mio. Solo continuerò. Ecco, infatti tu ormai sei da considerare, diciamo, non solo un personaggio musicale, ma fai tanta televisione, conduzione, quasi uno showman. E pensi che questo modello sia quello vincente per... Ma non lo so, non credo, non penso questo assolutamente, anzi penso tutt'altro, però a me non interessa perché io faccio quello che mi pare, come ho sempre fatto, dai tempi. Però sì, magari a lungo andare sì, adesso ti qui in Italia non è un modello sicuramente vincente, e fai cioè magari sai, fai troppe cose, fai quello, cioè che cosa fai? Perché imiti, canti. Troppa roba, cioè focalizzati su uno e concentrati su quello. A me piace invece spaziare e piace cambiare. Baby, non sei che mentire. Perché secondo te nella musica in italiana c'è questo pregiudizio? O canti o fai televisione? Non lo so, non mi interessa neanche saperlo. Ci sono, diciamo che è tutto abbastanza, diciamo, monitorato in generale. Ecco, quindi
io faccio quello che mi va di fare, ho la fortuna di avere un pubblico abbastanza attivo che mi segue, quindi non mi sono mai abbassato a dei compromessi per ottenere niente, anzi spesso ho pagato lo scotto proprio di questo fatto. Sono contento così. Che l'essere te stesso, anche professionalmente, ti abbia penalizzato? Non lo so, nel senso, molti dicono di sì, io dico, magari avrei acquisito una parte di pubblico che, e avrei perso una parte di pubblico diversa da quella che ho, avrei perso magari parte di pubblico che ho, che mi segue da tanti anni, perché io sono sempre andato controcorrente, ho sempre detto quello che pensavo, sono sempre stato poco diplomatico. Non tutti fanno così, i meno fanno così. Quindi magari anche la parte di pubblico, ecco, io non faccio palazzetti, io faccio teatri e faccio anche difficoltà a riempirli, sono sincero, perché comunque ci si impegna per riempire una sala da 1300 posti. E ci sono periodi dove la riempi magari in un mese, periodi dove ce ne vogliono 5 per riempirla, ma va benissimo così. A chi devi dire dei grazie se dovessi pensare a qualcuno, oltre ai tuoi fan? Sì, vabbè, grazie sicuramente alla mia famiglia, che sono sempre stata, diciamo, la mia prima, il mio primo fan, quindi principalmente a loro. Grazie, allora in bocca Grazie, al adesso lupo. anche a te.